Sass. Grazie Presidente, colleghi, consiglieri, su questo siete rimasti, da una parte stanno facendo la propria discussione. Il problema del precariato, come la presenza, è stato più volte affrontato. È stato affrontato dalla precedente consigliatura, lui l'ha detto. È stato affrontato dalla stessa consigliatura, è stato abbondantemente evidenziato prima dell'elezione da parte del capogruppo del Partito Democratico in una sorta di intervento di cantastorie, e questo di nuovo. Perché come al solito noi facciamo un ragionamento di litigiosità all'interno di questo Consiglio Comunale e in cambio di occuparci di fatti di natura politica ci occupiamo solo esclusivamente di quello che è il pettegolezzo, di quello che sono le affermazioni che dopo devono essere dimostrate con il rischio di querela o rischio di reazione magari spropositate da parte di chi riceve questo apprezzamento, questa attenzione. E siccome mi dispiace che non c'è il collega Scalia, se no l'attenzione la rivolgevo io direttamente, ma siccome io faccio parte di consiglieri comunali che nella vita hanno fatto politica solo esclusivamente e si sono confrontati con le persone presenti, non mi permetto di continuare il tipo di intervento, per esempio se mai più là di approfondirlo. Ma è normale, consigliere Liccari, che io debba fare questo ragionamento, perché parla di ASU, PUC e dei problemi. Noi ci dobbiamo ricordare che con un ordine del giorno in quest'Aula è stato celebrato un consiglio comunale dove si sono esasperati gli anni di queste persone che sono parte integrante di questo comune, che vivono in questo comune, che se hanno subito delle ingiustizie, non è un'ingiustizia fatta dal comune di Caltanissetta o al consiglio comunale di Caltanissetta o dal sindaco Cotello. È stata fatta già dal 1995 con le famose
da parte di un gruppo politico, da parte di tutta la politica, da parte di un cartello elettorale che non so se si proporrà, mi auguro di no, ma saremo qua a vedere, che materialmente ha consentito questa Sicilia a essere a ridursi in questa maniera. Però noi abbiamo un compito, siamo stati delegati da parte degli elettori a rappresentarli, i cittadini a rappresentarli. E prima di ogni cosa, dobbiamo tenere conto di quelle che sono le loro necessità. Oggi abbiamo in discussione una proposta IMO, che in tutti i posti di tutti i comuni d'Italia hanno portato a 10,60, quasi tutti, a 99%. Scusate, voglio dire, ecco, proprio non ne ho proprio la necessità, non ho mai
di natura politica, inne conferenze dei capigruppo che hanno sortito effetti eccezionali dal punto di vista formale, ma scadenti dal punto di vista materiale, perché non ci sono state le chiavi conseguenziali da parte degli altri organi che erano all'interno di questo territorio, che dovrebbero mantenere tutelare quella che è il territorio di Corte di Secca. Allora, questa è l'occasione, l'occasione per rivedere la situazione per com'è. Qua non ci sono né vincitori né vinti, qua siamo tutti vinti e tutti vincitori se riusciamo a definire quelli che sono i nostri ruoli all'interno di questo Consiglio Comunale. Cuando